Il traffico, guardate lo scarico, guardate il tiro. Il Boston Pride non è una cosa che si legge sui libri di storia, è un qualcosa di ancora vivo. Tutti in piedi al TD Garden. È difficile pensare che Wade e LeBron James possano prendere sotto gamba una gara 3 solo perché sono 2-0. Sentiamo Rivers. We're playing great, but we gotta end this quarter, all right? We gotta end this quarter. Organize the team, Rondo. We wanna run. If not, whatever you call is what you see. Let's go. Bene, ragazzi, però dobbiamo chiudere questo quarto. E poi la cosa migliore che abbiamo sentito, altra ottima uscita dal timeout per Spoelstra. Rondo, non Razor, Rondo, organize this team, organizza questa squadra. Sì, sì, vogliamo correre, però guarda quello che succede sul campo. E ho notato che tutti, anche Paul Pierce, tendono a chiamarlo Rondo, non Razor, probabilmente suona più facilmente. Però è difensivamente che Boston in questo secondo quarto davvero ha costruito questi 10 punti di vantaggio. Guardate il lavoro difensivo dei Boston Celtics, questa volta non basta. Poi Garnett con il fallo in attacco per un blocco irregolare, piuttosto irregolare. Nonostante le proteste, bel blocco di Chalmers per Anthony che blocca per la palla. Va dentro Wade, allargato bene il campo. Space, spaziature e attaccare con decisione, non dal palleggio, non da fermo. Qui abbiamo visto una situazione di blocco per Anthony che ha bloccato per Wade. È già più che sufficiente per muovere la difesa o comunque impegnarla. Con Rondo Wade gioca a notevole distanza. Adesso la marcatura è proprio Wade contro Rondo. Bass questa volta in qualche maniera mette per terra Shane Battier letteralmente e segna il canestro del più 10. Di pura forza, di pura volontà lo fa entrare nel semicerchio. A quel punto può in qualche modo liberarsene e va forte al ferro. Contributo abbastanza impalpabile da parte di Shane Battier, la stessa giocata precedente. Sono sempre un po' sospette le ripetizioni solo perché hai fatto canestro prima. Anthony è lasciato totalmente, Garnett va a stoppare una palla su cui secondo me dovrebbe astenersi dall'intervenire perché non ha molte possibilità di andare a bersaglio. E qui lo vediamo, si gira, spalla canestro, ha un vantaggio fisico nel momento in cui Battier è dentro il semicerchio, se ne libera con una spinta forse un po' eccessiva, però arriva al ferro. Questa è una cosa importante, c'è bisogno che Bass metta aggressività fisica. Rischio di fallo in attacco, floppy down per Allen, riceve invece Garnett che potrebbe eseguire il lob per Bass, arriva solo in questo momento, tiene la posizione Shane Battier, tiene la posizione anche LeBron James. Fischio di Scott Foster, punitivo per LeBron James, fallo ai danni di Paul Pierce. E quando fa questa finta Pierce la devi onorare, ci devi credere e ti tendi a alzare i piedi da terra. Lui poi è sempre perfetto nel leggere la posizione del difensore, vuole andare in lunetta, non ci è andato tanto nelle prime due gare, soprattutto vuole lanciare un messaggio ai suoi compagni, c'è anche lui. Secondo me si può anche non fischiare, soprattutto se Pierce non perde il pallone, ma sono questioni veramente relative al sesso degli angeli. Bisogna pensare a che cos'è dover decidere in una frazione di secondo su corpi che si muovono a questa velocità. Qui corretta la decisione arbitrale, quella palla non sarebbe entrata mai, almeno in questa era geologica. È vero, però anche lui insomma ogni tanto può andare un po' oltre con la sua energia. Garnett, che aveva fatto però prima un aiuto, un cambio per 2-3 palleggi su Wade, perfetto. 12 punti per Paul Pierce, molto tranquillo, molto preciso, molto solido. 50 punti per i Boston Celtics con 13 tiri liberi contro gli 11 degli avversari che ne hanno sbagliati 5 e ne avevano già sbagliati 16 in gara 2. Attenzione che questo è un brutto segnale per i Miami Heat nel proseguimento della loro strada nei playoff. Ricezione per Wade, accoppiato con Rondo che tiene la posizione. Forza Wade, sbaglia, va a rimbalzo, la palla schizza nelle mani di Rondo che non ha superiorità numerica, attacca lo stesso, vede Paul Pierce, geniale Rajon Rondo, geniale, tiene vivo Bass, controlla LeBron James e poi arriva il fallo di Rajon Rondo. Ma qual è l'intensità esattamente di questo livello di pallacanestro? Chi l'ha mai vista? Ma veramente quasi quasi insopportabile. Qui è bravissimo Bass a tenerla viva, anche sfortunato. Poi arriva Rondo che non si capisce bene cosa voglia andare a fare in quel caso, recuperare un pallone che non è mai suo nella vita. Però è importante avere anche qui Garnett e Bass che corrono così bene la linea centrale del campo per aprire spazio ai tiratori in contropiede. Pierce aveva 3 metri.
Pat Riley, che ben conosce il peso del Boston Pride e del Garden, passissimi da parte di Joel Anthony, perdonati, centro dell'area per Chalmers che porta a casa un fischio, anche questo generoso secondo me, almeno rispetto alla fattispecie tecnica. Non è che questo attacco dei Miami Heat fosse proseguito esattamente nel solco delle idee di Spoelstra. Secondo me si può anche non fischiare, anche se c'è un po' di contatto. Io sono d'accordo, secondo me soprattutto è sospetto quando è arrivato il fischio, perché il fischio è arrivato quando la palla si è capito che non entrava. Allora se lo fischio, fischi subito al momento del contatto, non un secondo dopo. Chalmers è un ottimo tiratore di liberi, segna il primo dei due a propria disposizione. Bob McAdoo sulla panchina dei Miami Heat con Pat Riley ricorda sicuramente i giorni delle epiche di sfide tra i loro Los Angeles Lakers e i Boston Celtics di altri Big Three. Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale, blocchi in fila nella situazione di floppy down per Ray Allen, ricezione per Pierce, blocco forte ma regolare di Brandon Bass, ancora Pierce dal palleggio, con la finta gli cade addosso LeBron, attenzione, secondo e terzo fallo di LeBron James, magnetizzati letteralmente da Paul Pierce. Da Paul Pierce e della sua velocità, sempre più o meno la stessa, non eccessiva, però questo gli permette di avere il controllo totale del corpo e di vedere quello che fa il difensore, aspettando sempre un secondo. Con la finta lo fa saltare, LeBron viene avanti, solito discorso, anche Pierce va in avanti a cercare il contatto, però qui per gli arbitri sono due tiri liberi e il controllo del movimento di Pierce è perfetto. Tutto fatto in maniera straordinaria, cambio tardivo ovviamente per levare LeBron James, cambio anche dall'altra parte, dentro Hollins, le chiavi del primo tempo dei Boston Celtics, aver resistito al grande inizio di LeBron, l'uso dei panchinari e le ricezioni vicino a canestro di Kevin Garnett. Sì, tre cose molto molto importanti che hanno dato fiducia e soprattutto permettono a Boston di pareggiare quello che è stato un aspetto importante nelle prime due gare, cioè che Miami, nonostante non abbia centri dominanti, anzi si è andata più spesso con più continuità e efficacia al ferro, segnando più punti in area. Adesso non c'è LeBron, tocca a Wade che forza subito, rimbalzo di Ray Allen, dico quelle tre chiavi perché Rondo e Pierce a questo livello me li aspetto sempre e comunque scarico di Rondo per Ray Allen, sta dipingendo pallacanestro Rajon Rondo, mamma Allen in piedi ad applaudire il figliolo, 2 su 2 da 3, 6 punti, 13 di vantaggio, massimo vantaggio per Boston, straordinario secondo quarto da direttore d'orchestra per Rajon Rondo che a tempo perso marca Wade e guardate come lo marchi, iniziativa di Chalmers che scarica nell'angolo per Battier, palo perché non era stato creato un vantaggio, 3 secondi, 2 secondi, attenzione a Rondo da 2, non da 3, poi vuole passarla a Hollis, ma non c'è tempo, ha ragione, mi fai impazzire, ti voglio bene. Ma veramente, è meraviglioso, vive un mondo suo, gioca una pallacanestro tutta sua, secondo me è più contento oggi che può fare il direttore d'orchestra, non che deve prendersi 15 tiri come nella partita precedente, però come dicevamo, con la panchina, con l'energia, con la voglia, Boston avanti in questa gara 3 in maniera convincente, soprattutto tiene Miami a punteggio molto basso nel secondo quarto. E soprattutto è una Miami che era a 28 al nono minuto della partita, da lì si è letteralmente fermata. Well, I have to be aggressive offensively and defensively for us. Keep the pressure on with my drives and my in-between game. Try to get easy ones, just mix it up, you know, as well as get the other guys going. Devo essere aggressivo e mischiare le soluzioni andando verso il canestro e anche con il gioco intermedio. Well, it's key, you know, Marquise came in, really did a hell of a job on LeBron. You know, he takes a lot of pressure off of me when he's in the game. Keon with his energy, and that's what we're going to need from our bench guys. Well, thank you. Marquise inteso come Daniels, right, Keon inteso come Dooling, due giocatori che hanno fatto moltissimo. Oltretutto Daniels ha marcato LeBron James, dandomi un po' di riposo da questo punto di vista. Il cuore del capitano, il cuore in generale del TD Garden, il Boston Pride, l'orgoglio dei Boston Celtics, tutte cose che ci aspettavamo. Vederle però è un grande spettacolo di basket che torna tra poco su Sky Sport col secondo tempo di gara 3.